La vera dovrebbe essere soltanto per delle persone che già, diciamo, non è che amano queste, ma già sono avvezze a mangiare queste cose. È semplice, io ho fatto ad aprile, che era ancora, c'era questa possibilità, in effetti, una della trippa è pariata. Avariata, in effetti, è l'intestino grasso, no? La gente è fatta comunque ben con pomodorino, non l'ho fatta con ragù, l'ho fatta con piena di come si chiama, di mentuccia, di romano, alla tartara più o meno. Però questa pariata ha disturbato le persone. Mentre io mi ricordo che quando tenevo questa piccola tavola calda nella Maddalena, si chiudeva questa pariata, quello là che al mercatario, sai, questo qua, non lo prendeva solo trippe e 100 pelle, mi sono spiegato. E quindi voglio dire, bisogna. Poi era pieno di forze. Io, ecco, io mangio pieno di forze perché a me piace, ma per esempio la sera, se facciamo uno scarpariello e mangio io, mio figlio, la fidanzata, Monica, ci dobbiamo mettere una lacrima di forze. Perché? Perché loro non sono proprio, non hanno il palato, è chiaro, no? Mio figlio Coronello non lo piace per niente. Questa cucina antica realmente non si può fare. Una manesta mardata. La fai, ma addolcita, amaruzzata, la fai, ma addolcita. Perché, come è nata questa menestra maritata? In effetti maritata perché si è maritata dopo, non so se sai un pochino la storia, perché in effetti c'era fame, uno si faceva queste erbette vecchie, natalizie, come si chiama, borraccia, la verza, la cicoria, si metteva in e facevi un suppone e si mangiava. Poi, quando esisteva qualche possibilità, tu facevi la carne da parte, quindi è una ribollita, cioè nel senso che tu fai cuocere tanto la carne, fai cuocere tante queste, poi le metti insieme e alla fine, diciamo però, se la dai a mio figlio, diceva, ma che sarà? Verza e risa. Allora, se facciamo verza e risa, non ci ha mettere osso di prosciutto dentro, non ci ha mettere cosa ne hai. Ma scusa, ma allora che verza e risa è? Mi sono spiegato cosa voglio dire. Quindi la cucina vera napoletana, onestamente, non la puoi fare sul serio. Altrimenti dovresti, diciamo, piano piano, ma e questa è una cosa difficile, avere sempre gli stessi clienti che vogliono una cucina vecchia napoletana, ma sul serio, d'accordo? Dove ti piace il sentinello, mi ricordi il sentinello, non so se che tu, io li pulivo per bene perché mio padre era un scassambrella e li dovevi pulire per bene, ma in genere li compravi già dal macellaio che puliti non c'erano, però tu li punzecchiavi quando stavano nella cottura, usciva fuori, perché quelli sono prima scaldati, nella cottura si usciva che là, e poi, ma erano favolosi, se tu lo presenti a qualcuno oggi, ma te lo rimane nel piatto, come per esempio tanti stranieri mi hanno lasciato nel piatto, cornello, baccalà fritto, che c'è una squisitezza, ma per me, forse per te, ma per uno straniero che non sa nemmeno che cos'è, non lo puoi fare, d'accordo? Gli ho presentato un branzino, tra parentesi scritto d'allevamento, perché un branzino vero e proprio devi pagare intorno ai 40 euro dal pescatore, voglio dire, nella pescheria per comprarlo, quindi un 600 grammi, che è un branzino che si rispetta a tavola, e 600 grammi viene già 22 euro, e quanto ci avrai a questo? 40 euro? Non è il ristorante da 40 euro questo. Però l'ha mangiato con piacere, capito? Anche se era d'allevamento, perché d'allevamento romeno, perché era un gioiello già. E quindi ti voglio dire, ritornando poi al pesce, vedi, non puoi nemmeno fare, perché dato che oggi è tutto d'allevamento, non puoi nemmeno comprare roba seria, perché se tu compri una rozzogna, una spigola di mare, un'orata, un dentice, ma io la vado a comprare che già c'è uno sconto fresca, per esempio a 35-40 euro, un pesce che si rispetta a tavola è 600 grammi, 550 grammi, vedi che costo ha, quindi automaticamente tu non lo puoi comprare e non lo puoi vendere, perché lo dovresti vendere a un prezzo talmente alto che la gente si stupirebbe, visto e considerato che oggi è propensa a mangiare tranquillamente l'allevamento. Potrebbe anche addirittura dire, dato che il pesce di mare è tutt'altra carne, è sodo, è diverso, è amarostico, è pieno di sapore, potrebbe anche non piacere. Come la panna, ma questo è un grande problema purtroppo, perché noi con questo supermercato veloce,
con queste patatine già pronte, per esempio facciamo le patatine quelle là, patate, tagliate, pulite e fatte fritte. Non piace, quindi cosa ho comprato? Le patatine quelle là normali, surgelate, e sai la gente come si mangia con piacere. Capite cosa voglio dire? Quindi questa cucina vera napoletana, onestamente, voglio dire, sta soltanto nell'idea di chi la vuole fare veramente e per pochi, perché altrimenti sinceramente non è che piace molto, ma non perché non piace, non sei all'altezza di poterla capire, è chiaro cosa voglio dire. Quando ci mangiamo per esempio la sera uno scarpariello, quanto peperoncino devo mettere io? No, per te, un pochissimo. E questo è per tutto, è per tutto. Se fai un ragù, quello là che hai mangiato, non so se hai mangiato ragù, è un semplice pomodoro con un po' di cipolla dentro, tiro bianco tirato, fatto cuocere un'ora e mezza. Appena tu fai stare, ci metti carne di maiale, ci metti la salsiccia, ci metti il muscolo dentro, lo tiri con il vino rosso, ci metti delle essenze dentro che non ti dico, e altre cose, e lo fai cuocere 6 ore, diventa scurissimo, fa uno specchio sopra, perché quando il ragù è pronto fa uno specchio d'olio, sale l'olio sopra. Allora, quanto olio si sta? Mamma mia, ma no, com'è forte! Ma come fai a venderlo? Capisci cosa voglio dire? Quindi noi ci vogliamo atteggiare, onestamente parlando, a dire cucina antica, vera e propria. Ma secondo il mio modesto parere, ci vogliamo solo mantenere questa tradizione, ma che in effetti forse i nostri genitori, cioè io, non i nostri genitori, l'abbiamo fatto perdere ai nostri figli, perché magari non è più la moglie che lavora in casa, cioè che sta in casa, quindi sta fuori, automaticamente surgelato, il surgelatore, piglia il surgelatore, il microonde, quindi la cucina, sabato, domenica, lunedì, ecco, non c'è più, non so, di Edoardo De Filippo, è chiaro. Quindi, onestamente, chi dice che facciamo, me compreso, una cucina vera napoletana, dice delle bugie, onestamente. Ci dobbiamo adattare, voglio dire, arrangiarci in qualche modo, perché purtroppo il palato non è più quello. Io mi ricordo una volta che io servivo, quando tenevo questo caffè, ti ricordi Peppe, la panna fresca? Mettevamo sul banco della panna fresca, cioè sarebbe quell'animale, no? Senza nemmeno latte niente, quindi diventa un colore un po' verdastro e cose varie. E la mettevamo lì per metterla sul caffè gratis. L'abbiamo dovuta togliere. Il cliente diceva, madonna, ma sta grassa, com'è grassa questa panna, com'è brutta. Opla, che in effetti è 1 a 6 il costo, 1 a 6, perché quella costa 6 euro, quella costa 1 euro. Ah, questa è bella. Con questo dico tutto, voglio dire, questo è il problema. Purtroppo si sono persi dei sapori, delle tradizioni per tanti e tanti motivi, chiaramente perché il mondo va avanti, però purtroppo ti dico una bugia se facciamo una vera cucina napoletana, perché se ti faccio mangiare un spaghetto a vongole pieno di sugna, romano e forte, tu lo lasci sul tavolo. Questo è tutto.